Io dico, quella notte, non mi vergogno a dirlo, eravamo non ricchi, ma stavamo bene. Da quella volta da ricchi siamo diventati poveri. Fuori era una pioggia di bombe, cannoni, gli aerei da sopra. Che roba la guerra. Solo pensarci. E venivano con i compagni morti sulle spalle. Il babbo era proprio vicino alla porta e lui è morto subito schiacciato lì. Qui il capo che conosceva tutti i rifugi ero io. È tempo del rastrellamento, ne ho salvato 52. A noi tedeschi non ci ha portato via niente, ci hanno aiutato a nascondere il grano, tutto. Non ci hanno portato, sono arrivati gli inglesi e ci hanno portato via tutto. Quando siamo tornati a casa abbiamo fatto l'alberetto, mi ricordo che c'erano tutti gli animali morti, le mucche, i cani. Mi ha fatto un'impressione che ancora adesso, quando ci penso, mi sembra di vederle qui davanti, gli occhi. Questo campo qui sono stata non so quanti anni senza passarci più, perché mi sembrava di vedere sempre quelle persone, o un piede o un braccio. Da noi anche ha molestato anche le donne, anche i bambini. La guerra è una cosa che sarebbe da evitare. Con la guerra chi si rimette sono sempre i più deboli.